Vivere a raccontare, puntata numero 16. Sono le 10:40 di lunedì 16 ottobre 2023 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini. In collegamento con noi il gruppo Atlante 2000 con il presidente, l'architetto Daniele Bellu, la componente, la dottoressa Antonietta Pignatelli, studiosa esperta di Leonardo da Vinci. E questa mattina è collegato con noi anche il dottor Pier Giorgio Benvenuti, presidente del Movimento Italia Ecosolidale. Stamattina parleremo con il gruppo Atlante 2000 della piattaforma per i progetti del gruppo dedicati alla tutela dell'ambiente e daremo poi uno spazio anche alla giornata di oggi, che è la giornata internazionale dell'alimentazione. Architetto Bellu, la piattaforma del gruppo Atlante 2000 proprio per promuovere i progetti dedicati alla tutela dell'ambiente, come funziona, come vi state Ecco, muovendo? sì, questa piattaforma è molto importante perché abbraccia vari settori progettuali statali. Abbiamo il settore importantissimo della tutela dell'ambiente, i 5 livelli della tutela dell'ambiente, settore sanità, settore scuola, settore progetti economici. Ma mi voglio soffermare in particolare sulla piattaforma della tutela dell'ambiente, dei 5 livelli di tutela dell'ambiente che sono anche una indicazione per tutto ciò che riguarda l'alimentazione, la salute, perché la tutela dell'ambiente comporta naturalmente il salvaguardare tutte quelle che sono le libertà che sono legate all'ambiente, quindi ambiente naturale urbano, la salubrità delle acque, delle terre, il non inquinamento della terra, dell'acqua, del mare e poi la tutela dell'ambiente dal punto di vista urbanistico, architettonico, del restauro e quindi tutte quelle attività umane che possono danneggiare l'ambiente e quindi che poi si traducono in elementi che vengono a tutelare la stessa alimentazione. L'alimentazione dell'uomo oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione e quindi dobbiamo sostenere proprio che la tutela dell'ambiente è una tutela anche di una maggiore e migliore alimentazione. Per cui lascio per trattare questo argomento gli altri due relatori in modo tale che vengano a completare l'argomento su questa piattaforma che è fondamentale e che serve a tutti, ai partiti soprattutto che devono attuare quel programma che porterà alle riforme strutturali dello Stato per renderlo un ordinamento più efficiente. Architetto Bellu, dottoressa Pignatelli, la tutela dell'ambiente è così strettamente legata anche alla necessità di una sana alimentazione, ma soprattutto di garantire a tutti il giusto cibo, la giusta acqua, perché poi ne parleremo con il dottor Benvenuti. La stragrande parte della popolazione ancora non ha accesso al cibo, accesso all'acqua. Dottoressa Pignatelli, come vede anche questa attività del gruppo Atlante 2000? Lei che è una storica, insomma, i problemi dell'alimentazione partono da lontano. Partono da lontano, ma sono in interconnessione ecosistemica, perché io, come studiosa di Leonardo, devo sottolineare il motto tutto per tutto e il tutto nella parte, cioè il collegamento tra l'alimentazione, la catena alimentare, l'inquinamento lacustre marino dei laghi, dei fiumi, che incide proprio sull'alimentazione e procura tutte quelle malattie di cui noi siamo vittime, ma molto spesso gli autori siamo noi stessi. Siamo in collegamento con tutte le sedi periferiche di Eco Italia Solidale. Abbiamo qui il piacere di avere il presidente perché insieme ai Rotary, in particolare al Club Trainer Rotary Roma Foro Italico che sta in sovrimpressione, stiamo organizzando questa campagna per la giornata mondiale dell'alimentazione, la giornata mondiale della disabilità, la giornata mondiale dell'autismo, sono tutte giornate mondiali che devono essere racchiuse in un decennio. Ed ecco che Eco Italia Solidale, ideatrice del format, anche se parte dalla Puglia, però siamo sempre tutto per tutto e il tutto nella parte. Cedo la parola al mio presidente. Grazie, Prego. dottoressa Pignatelli.
il dottor Pier Giorgio Benvenuti, presidente del Movimento Italia Ecosolidale. Dottore, lo dicevamo prima, giornata internazionale dell'alimentazione, e a tuttora però non tutti, la stragrande maggioranza della popolazione non ha accesso all'alimentazione, un'alimentazione sana, giusta, e i cambiamenti climatici rischiano di aggravare anche la situazione in alcune parti del continente, del mondo. Sì, dobbiamo partire dai dati. Intanto grazie dell'invito, grazie alla nostra responsabile della Puglia, sempre veramente bravissima. Bisogna considerare veramente i dati che ci sono nel mondo. 1 milione di bambini di meno di 5 anni muore per carenza di cibo. Questa è una cosa chiaramente terribile. Ne muoiono praticamente muore un bambino ogni 13 secondi nel mondo, quindi è una situazione veramente che ci deve lasciare riflettere tutti quanti. Inoltre, qui mi riallaccio al discorso delle catastrofi ambientali, sono ben 1,2 miliardi di bambini e bambine che vivono in aree ad alto rischio di catastrofi climatiche. Noi sappiamo molto bene che negli ultimi 30 anni purtroppo ci sono delle situazioni climatiche. Delle situazioni climatiche avverse e che quindi creano appunto dei disagi e delle catastrofi importantissimi. 920 milioni sono esposti alla mancanza di acqua e di siccità. Tra le altre cose, non ci sfugge in questo momento anche tutto ciò che sta accadendo nei conflitti. Sia in Ucraina che nella striscia di Gaza, il che significa che veramente questi dati purtroppo sono sottostimati. Che cosa noi facciamo come Movimento Eco Italia Solidale? Intanto, diciamo che un altro problema importante è appunto lo spreco alimentare, che incide in modo particolare in tutto il mondo e soprattutto incide in modo anche importante nella parte del mondo, diciamo, più sviluppata economicamente, compreso il nostro paese. E allora noi continuiamo a chiedere delle leggi specifiche per quanto riguarda l'ottimizzazione di tutto quello che si può fare per eliminare lo spreco alimentare. E diciamo sempre, quando facciamo dei percorsi di formazione all'interno delle scuole, attenzione perché 1 litro di latte che noi lasciamo praticamente andare a male dentro il nostro frigorifero, abbiamo sprecato 1.000 litri di acqua, perché ci vogliono 1.000 litri di acqua per realizzare 1 litro di latte. Quindi chiediamo alle istituzioni di fare di più per quanto riguarda l'ottimizzazione delle leggi sullo spreco alimentare. Chiediamo peraltro la realizzazione sia al Ministero dell'Ambiente che al Ministero dell'Istruzione Pubblica, come pubblica istruzione, come la vogliamo o definire nelle ultime descrizioni, perché cambiano da governo in governo. Comunque, chi si occupa di università e soprattutto delle scuole medie inferiori, l'inserimento dell'educazione ambientale nelle scuole finalmente, ma realmente, e l'inserimento dell'educazione alimentare, perché tra le altre cose non sfugge a nessuno che noi ci troviamo soprattutto nella parte, diciamo, occidentale, la parte più sviluppata, con delle percentuali di obesità, sia soprattutto diciamo, dai giovanissimi, e questo incide fortemente sulla salute pubblica dei cittadini e soprattutto dei giovani, ma incide fortemente anche sulle spese sanitarie. Grazie, grazie. Ecco, sono le due cose. Ancora un minuto? No, dottor No. Benvenuti, grazie per questa riflessione che ci ha fatto fare, molto importante anche sul contrasto dello spreco alimentare che vediamo è veramente una piaga, se vogliamo, della civiltà così, delle popolazioni cosiddette civilizzate del mondo moderno, quando poi invece ce l'ha raccontato lei con i dati.
molti, tantissimi, ancora milioni di bambini no, e di adulti, ma soprattutto bambini, non hanno il giusto accesso all'acqua e al cibo. Quindi io la ringrazio davvero tanto. Ringrazio il dottor Pier Giorgio Benvenuti, questa mattina presidente del Movimento Italia Ecosolidale, il gruppo Atlante 2000 con il l'architetto Daniele Bello e la dottoressa Antonietta Pignatelli, sempre sensibili a questi problemi e alla conoscenza, alla divulgazione tra l'opinione pubblica di queste tematiche. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare. Buona giornata.